Si è tenuta venerdì scorso a Palazzo di Città di Cava dei Tirreni la presentazione del libro Ritornare in noi stessi di Bortolo Belotti, nell'ambito della rassegna Un libro quasi al giorno. Belotti, originario della Val Brembana, oltre che storico, giurista e poeta, è stato un politico di grande rilievo nel primo quarto del secolo scorso. Importante esponente di punta del Partito Liberale, nel primo dopoguerra arrivò anche ad incarichi di governo prestigiosi, distinguendosi per la sua azione improntata a concretezza ed ispirata da idee di ampio respiro sociale. Per questo entrò subito in rotta di collisione col montante movimento fascista, fino ad essere mandato al confino proprio a Cava dei Tirreni, dove soggiornò per alcuni mesi tra il 1930 ed il 1931. È stato l'unico già ministro del Regno d'Italia, del periodo dell'Italia prefascista, che fu mandato al confino. Non era un antifascista, questa è la realtà. Era un liberale, un non fascista, che però tutto d'un pezzo non volle mai piegarsi al farsi irreggimentare dentro il partito del Duce. E quindi, per dare una lezione, per così dire, educativa, pedagogica, anche ad altri politici dell'Italia liberale che ancora circolavano, Mussolini pretese che fosse inviato al confino. Essendo una personalità di rilievo, tante autorità, persone autorevoli, anche vicine al Duce, intercedettero perché non andasse nella colonia penale di Bitti, in Sardegna, ma arrivasse a Cava, che conosciuta come città amena, accogliente, insomma sarebbe stato un confino meno duro. Ebbene, viene qui e è chiaro che non vive con serenità questa, però stringe delle amicizie, apprezza qualche aspetto della nostra città, poi tornerà su. Ecco, però è una personalità di notevole rilievo e non stiamo parlando due volte sottosegretario, una volta ministro nell'ultimo governo Bonomi, nel governo Bonomi. Insomma. Il libro Ritornare in noi stessi contiene un documento molto importante, il discorso integrale che l'onorevole Belotti pronunciò alla Camera il 22 giugno del 1921, in cui, oltre ad una lucida analisi sulla situazione politica e sociale dell'Italia in quegli anni del primo dopoguerra, si tracciava una strada per una rinascita economica e morale in uno Stato liberale che rifiutasse qualsiasi deriva autoritaria. Naturalmente, nel corso della serata si è parlato molto anche della permanenza a Cava dei Tirreni di Belotti, il quale ha dedicato all'esperienza un intero diario pubblicato nel 2011 con il titolo Confinati dal Duce. Cava un po' questo aspetto, che cioè è stata durante gli anni del regime fascista utilizzata dal regime per collocare in posizioni di confine, cioè quindi toglierli dal giro normale delle loro attività, dei personaggi di grande spessore, diciamo così, anche politico, importanti. Uno di questi è il personaggio di cui si parlerà questa sera, Bortolo Belotti, che è stato ministro nel governo Bonomi, l'ultimo governo prima del fascismo. E poi ci sono stati anche altri, c'è stato il Francesco Zamagni, sindaco di Bologna, socialista, che è stato qui. Poi c'è stato anche Riccardo Gualino, che è stato il fondatore della Snia Viscosa, era vicepresidente della Fiat negli anni 20 insieme a Giovanni Agnelli Senior, quindi un personaggio di grande rilievo. E sono stati tutti, diciamo, mandati a Cava, dove insomma, poi ci sono stati anche altri personaggi un poco, diciamo così, di minore risonanza, però insomma hanno avuto una loro presenza importante qui a Cava proprio per diciamo così, scontare questo isolamento forzato dalla vita pubblica, dalla loro attività normale, insomma, e quindi